La DAD, ma anche il Super Green Pass, questi i due elementi più volte sottolineati dal governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento del venerdì pomeriggio per fare il punto sulla situazione Covid e contagi in Regione Campania, ma anche sui vaccini, sugli interventi da effettuare, sui controlli sul Super Green Pass. Inoltre il governatore De Luca ha corretto il tiro in merito alla DAD. Secondo il presidente De Luca, infatti, bisognerà fare di tutto per restare in classe. Gli obiettivi che abbiamo in Campania fondamentali sono due. Il primo è ovviamente non chiudere l'economia della nostra regione, non chiudere di nuovo attività commerciali, non chiudere supermercati, non chiudere aziende. È l'obiettivo al quale puntiamo, tenere aperte tutte le attività economiche, sociali, culturali nella nostra regione. Per questo dobbiamo vaccinarci tutti. L'altro obiettivo che abbiamo, e probabilmente oggi è l'obiettivo prioritario, tenere aperte le scuole, evitare di chiudere. C'è bisogno di grande senso di responsabilità, c'è bisogno che non ci siano più famiglie no DAD, no vax, perché poi diventano famiglie DAD. Perché se una famiglia tu cominci a far contagiare i bambini e i bambini vanno a scuola, la cosa diventa complicata. Allora, se tutti quanti facciamo il nostro dovere, noi riusciremo a raggiungere l'obiettivo di tenere aperte le scuole per tutto l'anno scolastico.